Buona giornata cari telespettatori, siamo in diretta da Piazza Tribunale, ormai Piazza Francesco Fortugno a Locri, per un'iniziativa importante. Lo vedete alle mie spalle, una giornata dell'indignazione per l'ospedale della Locride. Non è ovviamente il primo di questi appuntamenti e probabilmente non sarà neanche l'ultimo, ma è un'iniziativa che ormai si protrae da anni, organizzata dal Comune di Locri e con la collaborazione di tutti i sindaci della Locride. Un evento che negli anni aveva visto la partecipazione di migliaia di persone, purtroppo quest'anno a causa del Covid sarà una protesta silenziosa. Da oggi da Locri parte e si rinnova un grido d'allarme e un grido di dolore nei confronti della politica, perché lo abbiamo sempre detto, le responsabilità sono tutte politiche su questa pessima gestione a tutti i livelli. Chiediamo oggi di invertire questa rotta, come dicevo prima, di guardare il territorio, di darci delle risposte. Alla Procura, al Palazzo di Giustizia, siamo qui oggi per questo motivo, chiediamo però di individuare i responsabili di questo scempio, perché non è possibile perpetrare dei danni, degli atti criminali nei confronti della collettività e rimanere impuniti, non è accettabile. Questo è quello che vogliamo e quindi chiediamo risposte dalla magistratura, chiediamo soluzioni dalla politica. Noi da anni che siamo qui a protestare, tutti i sindaci, i sindacati, i cittadini, continueremo a farlo. L'elenco che prima ha fatto il sindaco calabrese può essere riportato in qualunque realtà territoriale della nostra regione. Poi qui a Locri non è che oggi parte un grido d'allarme, è un grido d'allarme che sono decenni che forse viene rinnovato. Il sindaco calabrese ci aiuta in questo a ricordarlo il più possibile. Mancano infermieri, mancano medici, mancano soprattutto personale OS, ma è anche vero che in regione noi dobbiamo investire sulle infrastrutture, noi parliamo di infrastrutture scolastiche, ma sulle infrastrutture sanitarie, quindi ristrutturare questo ospedale di Locri credo che sia una priorità e che andrebbe fatto per garantire a questo territorio una sanità che sia una sanità vera, non sia una sanità di serie B, perché tutti i cittadini devono essere uguali in qualunque latitudine di questo paese si venga ad abitare. Un territorio che rivendica il diritto alla salute, che ricordiamo è un diritto costituzionalmente garantito, qui negato, ma noi combatteremo, siamo determinati, ci conoscete, siamo determinati, combattiamo quotidianamente in maniera incessante, continua e quindi fino alla fine, non arretreremo di un millesimo, perché è giusto che questo territorio abbia gli stessi diritti di altri territori, quindi i cittadini della Locride devono avere gli stessi diritti e quindi ci siamo sul pezzo, non arretriamo, manteniamo alta l'attenzione e quindi noi auspichiamo veramente che le richieste che da qui oggi, e non solo perché nei mesi precedenti noi abbiamo urlato a tutti le nostre richieste, vengano veramente ascoltate, perché pretendiamo delle risposte certe e questo territorio le attende. È importante dire che è un bel vedere essere tutti stretti, tutti vicini attorno a un problema, il sindacato, i sindaci di tutta, voglio dire, la zona ionica interessata, e questo sicuramente è un dato confortante e di speranza nei confronti dei cittadini, perché le istituzioni, nonostante anche gli esempi negativi che abbiamo, perché bisogna ricordare che questa è un'ASP sciolta per motivi di mafia, infiltrazione ndranghetistica, che è guidata da commissari prefettizi, i quali giornalmente vengono denunciati dai sindaci e vengono denunciati dal sindacato, perché non c'è tenuta organizzativa, non c'è tenuta di quello che è il rilancio della sanità, ma soprattutto non c'è tenuta sul piano della legalità. E allora oggi, secondo me, la presenza anche del sindacato confederale in questa piazza, che ha un nome particolare, un nome di chi si è sicuramente, come dire, immolato rispetto ai problemi della sanità, la nostra presenza diventa un monito, diventa anche uno stimolo per la istituzione giustizia, affinché queste denunce nei confronti dell'ndrangheta e della massoneria che nella sanità regina, nella sanità calabrese fanno man bassa di quello che sono i flussi economici enormi che ci sono nella sanità, pari quasi a 3 miliardi e mezzo, ricordiamolo, il 70% del bilancio calabrese è fagocitato
privato dalla sanità. E beh, a questo punto chiaramente la nostra presenza dei cittadini, delle istituzioni, dei sindaci, del sindacato confederale di categoria deve essere anche da stimolo al procuratore della Repubblica di Locri affinché le diverse denunce che stanno a significare che sta assolutamente morendo la sanità pubblica all'interno di questo territorio, che si muova e finalmente si trovino in responsabilità dei numerosi reati che vengono perpetrati in questa terra. È impossibile oggi nel 2020 che gli operatori sanitari italiani rischiano la propria vita per salvare altre vite. Questo è un qualcosa che noi non dobbiamo più consentire. E ricordiamo che ci sono state anche vittime del dovere nell'ospedale di Locri, medici che sono stati uccisi, e noi oggi dobbiamo essere qua a rivendicare che la sanità sia veramente, abbia quello standard qualitativo che noi tutti i cittadini locredesi ci meritiamo. Sono chiare le responsabilità della politica, sono chiare le responsabilità del governo centrale, che ci ritroviamo sempre a fare le solite passerelle. La Regione Calabria si è votato da pochissimi mesi, però ritengo sia opportuno attraverso la Regione Calabria aprire un tavolo di confronto con il governo, perché i sindaci l'abbiamo tentati tutti. Sono argomenti che ci stanno tutti a cuore, quindi dovremmo a questo punto, invitando i sindaci e non tanto i cittadini che disturbiamo continuamente, perché noi purtroppo disturbiamo spesso i cittadini che ci vengono incontro a darci una mano. Secondo me bisogna trovare un momento di riflessione fra tutti i sindaci, fra i consiglieri regionali, perché si intraprenda una lotta seria, non solo di manifestazione pacifica, ma vedere dove andare a parare, facendo degli scioperi più validi, più accentuati, eventualmente essere convocato o convocare il ministro della sanità perché si renda conto della situazione in cui viviamo. Siete stati anche dal ministro? No. In passato? In passato siamo stati dal ministro, sono venuti pure i ministri qua, ma quali risultati abbiamo ottenuto? Quello di essere stati presi in giro, perché effettivamente noi siamo cittadini di serie B, ma noi dovremmo in questa piazza oggi richiedere quei 4 anni che qualcuno dice che i meridionali perdono per la salute. Questo, ecco perché bisogna arrabbiarsi anche un po', non solo indignarsi. È inutile buttare il bambino con l'acqua sporca. Ha delle prerogative essenziali l'ospedale di Locri, assolve piccole cose, non riesce a svolgere la mansione dovuta perché la politica è assente. La Regione Calabria è commissariata e che se ne possa dire, non ha un interlocutore quotidiano, i campanelli romani non suonano e non portano nessun'onda alle nostre orecchie. Il Ministro della Sanità, come gli altri ministri, hanno sempre visto la Locride di rimando, di passaggio, se qualcuno ha voluto venire su Locri. Io dissi, parlando nel comitato dei sindaci, che a me l'ospedale è il mio ospedale, non è l'ospedale di Giovanni Calabrese o di Locri, per cui tutti dobbiamo rimboccarci le maniche e smuovere queste acque stagnanti di un conformismo e di una sottocultura che mai abbiamo avuto l'opportunità di assistere, e dobbiamo lasciarci le cose che sono cattive alle nostre spalle. Se vogliamo capire che l'ospedale, come la scuola, come la giustizia, sono i cardini su cui si basa una società democratica, non c'è democrazia o democrazia partecipata nel momento in cui uno di questi pilastri è assente. Io facevo prima col collega questa riflessione, pensiamo alle persone comuni, alle persone che non hanno conoscenza, che devono andare in ospedale per fare un accertamento, che devono andare in ospedale per fare una visita, senza il santo in paradiso trovano delle enormi difficoltà, e tutto questo non è concepibile al giorno d'oggi, voglio dire, siamo un paese industrializzato, non possiamo permetterci una sanità da terzo mondo, perché poi i primi a pagarne le conseguenze siamo tutti noi cittadini sulla nostra pelle. Sì, noi
su questa problematica siamo compatti e se lo saremo fino all'ultimo, perché dobbiamo dare delle risposte importanti ai cittadini. I cittadini della Locra non possono continuare a vivere in questo stato di precarietà. La salute è un problema che riguarda tutti e i commissari e chi di dovere deve dare delle risposte, perché è assurdo vivere in questa situazione. Abbiamo sempre incontrato loro che ci hanno fatto delle riassicurazioni che però poi non si tramutano in fatti. Questa non è la soluzione, noi dobbiamo arrivare in fondo perché abbiamo bisogno di riaprire l'ospedale di Locri, come ha detto prima Giovanni, perché funzionava, e dobbiamo dare tranquillità ai cittadini. Quindi noi rivendichiamo e chiediamo anche uno scatto in avanti per quanto riguarda appunto l'organizzazione proprio dell'ospedale. Hanno avuto alcuni incontri i sindaci con i commissari, però c'è sempre questa difficile, non si capisce per quale motivo, difficile capacità organizzativa. Si è consumata una vicenda triste rispetto alla gestione dei rifiuti, sono piccole cose che danno il senso e danno il metodo di una organizzazione che non può andare avanti in questo modo. L'urgenza, come si è detto prima, io lo voglio ribadire, e soprattutto rispetto a questa emergenza Covid, la necessità di prepararsi al meglio. Questa questione dei tamponi e del processare i tamponi deve essere una delle richieste principali e deve trovare risposta immediata, per cui questo punto deve essere un punto stamattina da questa piazza, dobbiamo avere delle risposte pronte. Io questa riflessione chiedo di fare a tutti quanti voi. Il dato non me lo invento io, è un dato di carattere ufficiale, sono 5.000 miliardi depositati alla Cassa Depositi e Prestiti con i soldi nostri. Chi avrà depositato 1.000 euro, chi 10.000, chi 5.000, l'1% rappresenta poca cosa, che peraltro rientrerebbe anche nel PIL. Io non sono un economista, ma sono conti di economia domestica che ognuno di noi si può fare per fare funzionare meglio la propria casa, che in questo momento è la nostra e nella quale è necessario che ci sia anche l'ospedale di Locri. Siamo qui oggi di nuovo, dopo 6 mesi, dopo un anno delle denunce delle Iene, a dire le stesse cose. È chiaro che fosse arrivato il coronavirus qui a Locri saremmo morti tutti, se fosse arrivato con un'epidemia importante non avremmo avuto assolutamente né i mezzi né le capacità di gestire un'emergenza così importante, ci saremmo dovuti affidare a Locri. Ma vedi, io vorrei lasciare da parte l'analisi del disastro nel quale viviamo. Sono d'accordo soltanto sul fatto che bisognerebbe recuperare, come diceva il dottor Bosurgi, lo spirito dei padri fondatori dell'ospedale, e questo sarà difficile e ci fa rendere conto di quanto nobile fosse l'intento di chi ha fondato l'ospedale, con quale spirito di abnegazione e di dedizione alla società era nato l'ospedale. Tante rassicurazioni, dicevamo, pochi fatti. Perché questi fatti non arrivano? O meglio, perché non si concretizzano? Sì, non si concretizzano. Intanto un grazie ai sindaci per quello che hanno organizzato oggi, ma non solo oggi, ma per la battaglia che stanno facendo, per l'attenzione che danno al territorio. E cosa sta facendo il Consiglio regionale? Siamo in carica dal 26 di gennaio, ereditiamo una situazione che tutti sappiamo non semplice, siamo sotto gestione commissariale, lo ricordava prima il sindacato, anche per lo scioglimento per mafia. Quello che si sta facendo, intanto il 29 giugno è stato nominato il direttore generale Bevere da parte della giunta regionale, che sta facendo la sintesi su tutti gli ospedali. Proprio lunedì sarà ricevuto in commissione sanità, dove faccio parte perché in qualità di segretario, e quindi ci darà la situazione. Proprio i sindaci a firma di Calabrese, Belcastro e Campisi hanno fatto una lettera al sottoscritto e al presidente della commissione sanità per incontrare la commissione. Ebbene, saranno incontrati e auditi i sindaci della Locride, saranno auditi anche i commissari prefettizi e saranno auditi anche i segretari provinciali, che lo dicevo oggi prima, poco fa, ad Azzarà. Perché in Commissione Sanità? Perché attraverso la Commissione Sanità ognuno porterà avanti le proprie
lo stato di fatto, andremo a raccogliere quello che ci diranno i commissari, andremo a vigilare che quello è quello che possiamo fare in questo momento. Non convocheremo anche il prefetto Meloni all'interno della commissione antindrangheta per riferire allo stato dell'arte sempre per quanto riguarda questo scioglimento. Questo è quello che in questo momento stiamo cercando di fare, perché abbiamo le mani legate, perché come dicevano da parte sia dei sindaci ma anche dei sindacati, è una gestione commissariale che speriamo vada via alla più presto. Allora direttore, qui bisogna essere chiari e dire le cose come stanno. Questa per noi che siamo le vittime è la giornata dell'indignazione, in realtà per altri, per i responsabili che hanno un nome e un cognome, è la giornata della vergogna. Questi signori si devono vergognare. Io ero molto fiducioso quando ha assunto l'incarico il ministro Speranza, perché ricorderete tutti che già dalle prime battute faceva intendere, dalle sue prime dichiarazioni, di superare la logica del commissariamento. Eppure questo non lo ha mantenuto, che il commissariamento per il piano di rientro in regione non abbia mai prodotto, non stia producendo i risultati per cui era stato fatto, è evidente a tutti. Pochi giorni fa, mi pare Vantieri, abbiamo avuto notizie dell'ennesimo tavolo a duce dal quale, nonostante appunto, mi ripeto, gli anni di commissariamento, dal quale stanno emergendo ancora i conti delle nostre ASP in profondo rosso. E allora qui dobbiamo essere tutti uniti, non c'è una questione di destra o di sinistra, non c'è una questione di maggioranza o di minoranza, anche se come dire, da un punto di vista politico qualche giorno fa in consiglio regionale abbiamo chi lo ha ritenuto, perché stava per essere strumentalizzata la vicenda del MES. Noi dobbiamo essere tutti consapevoli e dobbiamo richiedere a gran voce, cosa che il presidente Santelli vuol fare e ha garantito di fare. Abbiamo tutti richiesto a gran voce che arrivino questi fondi, perché solo da questa grande liquidità noi potremo mettere in piedi un po' la nostra sanità. E allora io volevo anche aggiungere, ricollegandomi a quello che diceva Giovanni. Allora, qui non è nessuno disponibile a farsi, come dire, arrostire neppure mediaticamente, neanche tra i cittadini, perché dobbiamo dare conto di quello che facciamo. Almeno io non lo sono, non sono disponibile, come non lo è il nostro presidente Santelli. Avrete letto una settimana fa o giù di lì una lettera molto forte che lei ha rivolto al Premier, a Conte. Non è pensabile che noi ci mettiamo la faccia laddove in realtà non abbiamo alcuna competenza. Ma vedete, io non dico che non abbiamo alcuna competenza per dribblare il problema. Noi l'opera di denuncia come quella di oggi, noi la facciamo e la facciamo a gran voce, però poi c'è qualcosa che non va, c'è un cortocircuito che non ci consente, da un punto di vista anche normativo, di sfornare atti, provvedimenti, di sfornare qualsiasi tipo di iniziativa che possa essere efficace. Cosimo, tu hai denunciato l'ASP, per quale motivo? Sì, premetto che questa giornata dell'indignazione per noi c'è da 21 anni, che abbiamo... abbiamo una ferita nel cuore che sgorga sangue e che nessuno potrà mai rimarginare, neanche un risarcimento. Tuttavia, nonostante da 10 mesi c'è una sentenza, la ASP non una sentenza esecutiva, la ASP ci ha ignorati. Ma raccontiamola brevemente, proprio in pochi secondi, la tua storia. Perché in queste condizioni tuo figlio? Mio figlio in queste condizioni dal momento che ha fatto un vaccino obbligatorio. Io non sono qui per dire alla gente non vaccinatevi, per carità, ma prima di vaccinarvi informatevi. Io sono qui perché oggi, dopo 21 anni, abbiamo avuto, tra virgolette, giustizia attraverso il Tribunale di Locri, che ha condannato l'ASP per mala sanità, ma questa ASP non intende pagare. Fino ad oggi, trascorsi tutti i tempi tecnici, nessun cenno di riscontro in termini di pagamento. Mio marito in poche ore passò in coma e dopo poche ore mio marito cessò di vivere. E noi, oltre al dolore, abbiamo tanta rabbia. Rabbia veramente da vendermi, credeteci. Siamo veramente distrutti dal dolore, perché mio marito stava bene e forse con altri strumenti. Io ho ascoltato alcuni sindaci, però i problemi che c'erano allora ci stanno adesso. Vedo, non voglio leggere
il problema dell'ordine del giorno, nessun concorso per primario. E, si parla sempre di questi 15 milioni di euro che non si sa che fine, insomma, se si possono utilizzare, che servivano per ristrutturare l'ospedale. Io ricordo nel 2015 banditi alcuni concorsi per primario, ricordo benissimo, ginecologia, ortopedia, radiologia, 2015-2020 nessun concorso è stato espletato. Si sono liberati altri posti per primario, nessuno posti liberi. E non è vero che nessuno vuole venire all'Ocri, perché ci sono tanti giovani che non sono, come dire, impiegati al massimo a Milano, a Pavia, a Padova, conosco parecchi, che sarebbero contenti di ritornare nella propria terra e espletare le proprie funzioni nella nostra Locride, ma per ottenere questo bisogna avere delle garanzie. E un'altra cosa importante è che dovrebbe scomparire la politica dalla sanità, perché la sanità, diciamo, non è politica. Uno che non è tecnico, no? Non può capire che cos'è la sanità, che cos'è un soccorso, una serie di situazioni. Quindi secondo me bisogna che i cittadini si riappropriano nuovamente, diciamo, dare voce, se no altrimenti il problema non si risolve. E non è accettabile per la vergogna e per l'indignazione che merita l'ospedale di Locri. Per cui noi siamo per un confronto, ripeto, ci stiamo rendendo parte attiva per attivarlo e secondo me da un confronto diretto può nascere qualcosa di utile per questo ospedale e per tutta la provincia. Ma che è successo con queste visite che voi facevate? Si è bloccato tutto? No, no. L'oncologia non si è bloccata, l'oncologia fa purtroppo solo urgenze, pazienti oncologici purtroppo ancora ci sono. Io sono qua solo per portare i saluti del segretario nazionale della UIL e Bombardieri. Basta vedere quello che dice, quello che mi prospetta di fare e basta osservare quanto lui ci tiene a questo nostro territorio, che è uguale al territorio di Udine, Trieste, Pescara. Quindi cerchiamo di uscire fuori un pochino da quelle che sono i legami e i legacci e cerchiamo quello che è corretto, a norma di legge. Ci teniamo ad appoggiarci ai nostri commissari che sono anche prefetti, quindi aspettiamo giustizia. Sono stato primario dell'ospedale dei Locri, me ne sono andato nel 1997, ho lasciato un ospedale quasi funzionante, perfettamente. Diciamo che me ne sono andato perché avevo subodorato che la politica che aveva iniziato a mettere piede dentro l'ospedale avrebbe a poco distrutto quello che tutti noi medici, e parlo dei vecchi medici perché mi ci metto pure io tra i vecchi medici, quando sono arrivato io c'era Morgante che era un vecchio medico e Morgante lavorava, Fimognari era un vecchio medico e Fimognari lavorava, Placanica, e non voglio, ne dimentico tanti, ma sono un vecchio medico, abbiamo lavorato tutti con serietà, con passione, in situazioni anche catastrofiche, credetemi. Poi purtroppo, dico io, è subentrata la politica, molti sanitari hanno preferito appoggiarsi al politico di turno piuttosto che non al proprio mettersi a disposizione della comunità, e da qui è nata la disgrazia dell'ospedale di Locri, a mio avviso. Credo che il manifesto di questa giornata esprima già tutto, la giornata dell'indignazione. All'indignazione deve seguire però, devono seguire i fatti, che mi pare da tanti anni non abbiano trovato, diciamo, delle realtà conseguenti e concrete che abbiano dato a questo territorio la possibilità di esprimere un concetto di sanità al servizio del cittadino. I punti all'ordine del giorno di questo manifesto sono tantissimi, dal dato occupazionale a quello del servizio. Io credo che questo territorio abbia necessità, così come il resto del territorio metropolitano, attenzione perché il tema sanità è drammatico dappertutto, abbia bisogno di interventi in rete così come si sta facendo stamattina, e per questo credo che sia encomiabile l'iniziativa fatta dai sindaci, dal sindaco di Locri, da chi ha promosso, diciamo, il territorio e la comunità. Io credo che assieme bisogna mettere un programma reale, concreto, con dei tempi, monitoraggio dei risultati, con degli incontri
incontri che diano dei risultati concreti, sindaco, lo dico a tutti i sindaci, lo dico alle rappresentanze associazionistiche di territorio, di cittadini, che possano realmente mettere il territorio nelle condizioni di esprimere un concetto di sanità dignitoso. È vero, siamo tutti indignati, così non si può proprio andare avanti. Quella che è stata l'esperienza con mio padre è stata qualcosa di devastante ed è ancora difficile poter pensare che qualcosa del genere possa succedere nel 2020, dove non vengono seguiti i protocolli, dove non c'è nessun tipo di rete, dove le ambulanze non funzionano, e il sindaco mi ha fatto pensare al fatto che se fosse funzionato, ci fosse stato l'elisoccorso notturno, forse mio padre si sarebbe potuto salvare, perché magari sarebbe potuto essere trasferito in un ospedale con competenze e con esami con radiodiagnostica diversa da quella che è presente a Locri, perché a Locri c'è, ma in quel periodo non funzionava. Allora mio padre, arriviamo al pronto soccorso con sintomi di pressione alta, ma il cuore non è niente, alla fine torniamo a casa, mio padre si ripresenta dopo qualche giorno all'ospedale di Locri, viene fatto un TAC, perché fino al 10 di dicembre la TAC funzionava, anche se in maniera molto così approssimativa, in quanto il contrasto non viene fatto, sebbene richiesto. Comunque la TAC cerebrale, per come aveva pensato la dottoressa che potesse essere una emorragia, dice che non è un'emorragia, al che mio padre sta ancora male. Allora viene fatta un'ulteriore consulenza, si pensava un tumore, viene fatta anche un'ulteriore TAC, vomito di continuo, ma niente, anche la TAC total body viene negativa. Dopo di quelle due TAC, la TAC viene chiusa, non è più funzionante. Mio padre viene ricoverato nel reparto di medicina e lì continua a stare sospeso nell'aria, cioè mio padre non rispondeva, nessuna consulenza neurologica, nessuna consulenza oculistica perché non vedeva più, niente, è solo un'influenza, sarà stanco e prima o poi si riprenderà. Infatti si è ripreso bene, perché mercoledì sera, poi 11 dicembre, il medico di turno decide di chiamare un'ambulanza che non arriva mai, mio padre era un codice giallo, non era grave per loro. E niente, vi lascio immaginare, viene trasferito a Reggio Calabria quando ormai era troppo tardi. Lì viene fatta una risonanza e la risonanza testimonia che praticamente aveva un'ischemia cerebrale gravissima, gravissima, non c'era niente più da fare. Questo è quello che è successo.